Non posso solo che iniziare il video dicendo che resettiamo tutto e cerchiamo di riniziare questo schifo di gioco. Nel frattempo mi sto disetando. Qua fa un caldo della Madonna. Qua. Non c'è una beata minchia. Niente. Niente di niente. Minchia sempre sta minchiata. Oggi ho fatto il corso là, le domande, il sondaggio di Konami. Tutti uno ho messo. Neanche le multilash, tutti uno, vai. Sarebbe merda praticamente, sarebbe merda, 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 merda totale, saluto tutti, belli e brutti, non saluto nessuno. Tanto dopo lo schifo di ieri, poi qualcuno commenta, gli risponde, poi quest'altro, sempre che gli rispondo, non rispondo. Abbiate un po' di coglioni sotto, capito, le mutande, dentro le mutande, rispondete quando io... Vi faccio delle domande quando voi scrivete su di me. Abbiate un po' di... Kigyun si dice. Comunque. Come vedete hanno messo il giocatore all'iguana. Io voglio essere sincero al 90%. No, al 100%, 90%. Che mi interesserebbe molto lui. Voi direte perché lui e non quello della leggenda? Ma ve lo chiedo pure io, perché là io 20 euro per prendere quei giocatori per non utilizzarli, a me non... Io, raga, io non so cosa cazzo fanno. Oh, madonna mia. E costano 20 euro. Costano 20 euro. Qua c'è ancora il Menighe fino a... giovedì. Ragazzi, iscrivetevi al canale, grazie. Sta scritto il tastino, la iscrizione, mettete la campanellina, è gratis. Non vi sto chiedendo niente, non mi sto mettendo abbonamenti, non sto facendo fare donazioni, c'è solo il super grazie. Chi vuole ringraziarmi può donare qualche eurino, giusto per arrivare alla PlayStation 5 subito. Questo, vedo, allora, quello era 34 anni. E questo 31 anni, ragazzi. Dici, ci sono 3 anni di differenza. Ok, questa resistenza 72, controllo di corpo 90, 74 velocità. E non può essere, se non sbaglio. Ah, sì, 7 livelli. Ah, sì. Però là è sicuro che ce l'hai, qui non è sicuro che lo becchi. No. No. Oh. È più veloce. Pure la resistenza. Troia. No, raga, 20 euro là, no, raga. Allora, prima di tutto devo fare una cosa. Allora, io vorrei Messi, raga, ve lo dico, perché Dybala mi ha scassato un cazzo. Salah non mi piace. Prima di tutto togliamoci veramente sta ciofeccata di Allegri, raga, non riesco a giocare proprio. E prendiamoci Deschamps, che mi ha portato molta soddisfazione. Lo sta qua. Ok, giochiamo col contrattacco. C'è gente che mi offende, che dice che io ho giocatori difesa attaccata a portiere. Vabbè. Allora.
Vabbè, facciamo questo, prima o poi la sistemiamo. Cioè, è meglio che non vi dico, raga. Meglio che non vi dico che è successo, ragazzi, per caricare 3 euro di merda, eh. 3 euro di merda. Mi hanno chiesto pure vita, morte, tutto. Gula chi te strabbip. Gula chi te strabbip. Perché lo so, solo so, par. Con ami. Eh? Dai. Non mi scassa. Quanto cazzo ho caricato? Un attimo.
8 euro. Gli 8 euro stanno là, quindi. Ah, ok. Allora, dai. Ok, proviamo a beccare Messi. Che cazzo vuole di caffè? Perché poi ci sta Verratti, il nuovo giocatore del Real Madrid. Payet, no, come ha detto qualcuno con la F. E questi qua, come li becchiamo? Li convertiamo tutti insieme a Payet, raga. Ok? Dammi Messi, non mi scassa la minchia. Fammi ubriacare. E me, così dimentichiamo tutto. Sono stanco. Primo giorno di ferie, già sono stanco. Gli è mega sciaffat gay, guagnè. Gli è mega sciaffat gay. Liguan, 5 stelle. Se mi dà Messi, ci fermiamo qui. Che cazzo è questo? Ciecos. Ciecos. 5 stelle. Ah, vabbè, quello nuovo del Real Madrid. Va benissimo. Questo è un onnipresente. 21 anni, 12 livelli. Blocchia. Mi raccomando, bloccateli. Vabbè, dai, primo giro non è andato male. Ragazzi, ma se io non porto neanche queste contenuti, non vi porto questi contenuti, che cazzo devi portare? Le merda delle partite che faccio. Ricordate che questo è tutto ciò che io guadagno, non sono di tasca mia, sappiate. Non sto, ecco qua. Non sto qui a girarvi quello che guadagno. Purtroppo non posso neanche mostrarvelo, se non sbaglio, se non erro. Ma questo è un terzino destro, vediamo. Fra un po' iniziano i campionati. 82. C'è Guberti, quello dell'ex del Bari. Terzino difensivo, ragazzi. Velocità 76, comando difensivo 73. Contrattacco 80. Io lo blocco. Voi direte, ma perché? Raga, ripeto, sta per iniziare il campionato. Io come vedo le lettere, anzi, mo vi avviso già, non mi scassate i coglioni. Chi mi conosce dagli anni, mo è 3, 4, 5 anni fa, io ho sempre fatto giocare tutti i miei giocatori. Quindi adesso che avremo le lettere di condizioni A, B, C, E, D, E, C, C, E, tutti quelli con la lettera A e B giocheranno titolare. No, me la fottono un cazzo. No, blocchiamo, l'ho detto. Beh, mo mi vuoi dare una bella 5 stelle come si deve? Vaffanmocca la morte di Konami? Eh? Eh? Konami? Non mi fa incazzare, non mi fa incazzare, non mi fa incazzare, non mi fa incazzare, ovviamente mi dare una 2 stelle. Pam. Ma vaffanculo, vai, ma vaffanculo. Saliba, sciadi e custo. Un altro terzino. È un DC, 20 anni. Lo blocchiamo. E aspettiamo le nuove. Vabbè, raga, ci ho provato. C'è chi becca, Messi è. Messi è, come si chiama? Vabbè, nello stesso. Vabbè, fammi stare cheat. Vabbè, beh, che facciamo? 5 giri, non ce li facciamo qua. Abbiamo girato 27 volte, ragazzi. Dai, 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 dammelo, Carlo, dammelo. Avevo promesso che non l'avrei girato, ragazzi. Però, ragazzi, queste sono monete. Praticamente sono i resti dei buoni Amazon, come cazzo si chiama. Quelli che ho per caricare, ecco, li morti. Madonna mia, è un'ossessione sta liguana, raga. È un'ossessione, un'ossessione. 111. Ma figli mi hai visto la vaffa al bacchino, vedi? Vai. E dammelo, almeno
Fammi contento, dai, fammi contento, dai. Ma fammi contento, mannaggia la morte da tanto, mannaggia Konami. Mannaggia che da chiave che da mamma, mannaggia. Stelle. Ma che cazzo mi stai dando? Cazzo volete, ma non ce la faccio, raga, non ce la faccio. Non ce la faccio. Dai, faccio un giro e poi andiamo a giocare, dai. Andiamo a sistemare un po' la squadra, dai. Niente, 3 stelle. La muerte da tanto. Manna, 30 a giro, mi ha dato un cazzo. Aguilar. Vabbè, ciao. Boh, prima di tutto voglio fare una cosa perché merita. Merita. Ma anche perché qui che scade quello. Chi cazzo. No, dov'è? Qui. Perché sta pure qui? Giusto, Lewandowski, Mignolet, Goretzka, Davidson, Anne, Müller, Musiala, 87. Cioè, ma questo è quell'altro che io volevo. Perché ragazzi, ripeto, stanno per cominciare i campionati. E qua sta pure Wan-Bissaka. 4.000 per 15, però. Boh, vabbè. Come cazzo si fa che mi rimetti questi giocatori? No, insomma. Dai, basta. Ah no, sì, volevo fare una cosa perché mi sono scassati i coglioni. Siamo arrivati a 62 giocatori. Li ho quasi tutti pompati, pompato, 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 pompato. Pompato, ovviamente. Ecco qua, questo qua. A me piace, raga, ditemi che cazzo volete. Ne ho 9. Ne ho 9. E non ho vinto i. Che nuovo, scusa. Vabbè. Ok, fatto. Basta. Ah, cambia la carta pure. Questo è un 5 stelle. Progresso. Abbiamo contrattacco con lui. Basta, non ti devo dare più niente. Sì. Consigliati. Velocità non mi dai un cazzo? Vaffanmocca che da Kjavka da Mamt. Vedi? Dai. Ok. Poi.
Fatto. Guglie, vabbè, faremo. Fatto. Miclisage faremo, vediamo. Joel di Abba manca poco. Joel di Abba quanti anni? Ha 32. Terzino offensivo. Minchia che velocità, Wanyu però, eh. 1, 2 e 3. Finita anche lui. Questo perché gioca da 20 anni, raga. L'unica cosa è così. Non posso fare altro. Perché lo devo utilizzare là. Purtroppo. Mi va male. Vabbè, 90. Inzaghi, c'è Saflocchinotto. Ola, Lewandowski, Van Dijk, Fati, Vafangul, Gallagher, Vafangul Portu, De Jong Fat, Locatelli in attesa, Pedri fatto, Piqué. Piqué. 1, 1, 2 e 3. Non ce l'ha bisogno da 10.000. Ma fa purtroppo così 1 e 2 perché andrà semi di contrattacchi ragazzi. Ter Stegen idem, e due. Buschetta lo stesso. Me li fa un po' tutti, va a fa mocca a mount. Aumento livello. 1 1 2 e 3. Ok. Uno e due. Questo poi lo facciamo, questo poi lo faremo, questo lo faremo. Immobile, Palasic, Pulisic. Raga, a me questo, sai che cazzo me ne fotta mia di questo. Ma veramente, dai. Sì, poi vedi statistiche buone, raga, ma che cazzo lo usa, dai, ma vai a fare in culo, vai. Dai, vai a cacare, vai. È un 4 stelle, vai a cacare. Vai. No, c'ho qualcuno da eliminare. No, nessuno. Davis pian piano lo pomperemo, raga. Vediamo. È già 86. Rimangono 18 livelli, oh. Dai. Io ci ho provato con tutte le mie forze, raga, ma nada.
Io voglio vedere la differenza tra uno e l'altro. Incontrista onnipresente. 93-95. È più alto. È meno veloce però. È tutto meno. No, Madonna mia! Però io faccio così, ma scusate. Dai, va a fare il keynote, eh. Voglio giocare a modo mio. Già, a me non mi piace, Manio. Come cazzo fa questo a fare il trequartista? Ma io lo lascio. Sostituti. Allora, Marchini. Facciamo così qua. Un bel... No. Dai, vanno guarda, attenzione, sì. Ma che c'ho? Perché 98? 89, 84 questo. Mannaggia la muerte da tanta da mamet. 84. Perché? Contrattacco 84. 80 alaba. E no, faccio i maxi allora. Vabbè, dai. Tanto non ho messo un cazzo. Vediamo. Non ho messo questo. Ripartiamo da zero, come ho detto. Sentite il rumore qua. Viva l'Italia! Ho un certo sonno, eh. Non trovo avversari. Trovato. Dice le cose. Dai. Gioiosa ionica. Mazzo. Dovevo fare un altro cambio, ragazzi, ho sbagliato. È tutti la Juventus, oh.
È già pronto. Guarda come cazzo mi lagga, mannaggia la muerte da mamma. Ecco qua, vai. Vabbè. Marchignos. Qua mettiamo lui. Sostituti. Qua mettiamo lui. Affangula sala. Vai. Il sogno ricomincia da qui, i volti dei tifosi presenti allo stadio non possono che essere felici per il ritorno in questa competizione. Una scena che con molta probabilità oggi si ripeterà su tutti i campi. L'attesa è finita dunque, le chiacchiere da bar e i fiumi di inchiostro versati durante le amichevoli prestagionali lasciano siamo da tornati a giocare col modulo che io prova. Fresco di più è il momento delle partite che conta e vediamo come si va. scende sul rettangolo di gioco e come sempre alla fine sarà il campo a parlare. Primo passaggio sbagliato. La struttura dell'Allianz Arena si tinge di un rosso brillante ogni qualvolta la squadra della città gioca in casa. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, dici quale sarà secondo te il giocatore che fa? Li ho visto scattare. Senza dubbio oh, il vabbè, tuo. Raga. Semplicemente avete visto uno dei come migliori giocatori usciti dal continente africano. È un attaccante che ha un fenomeno di rapidità, con un cambio di passo devastante e una freddezza glaciale sotto porta. Anche se credo che una delle sue migliori qualità sia il gioco senza palla. Si muove continuamente e non dà mai riferimento agli avversari. Anche per questo forse ha giocato anche da terzino. Madonna. Al dai, Ivanio. Hanno gestito davvero male il contropiede. Al dai. Non sono stati è tutta un'altra nella storia. Fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Prova a darla profonda nello spazio. Che? Ha spazio per provare il tiro. Grande giocata difensiva. E gliela do a lui. Cristiano Ronaldo provano a partire in velocità. Ronaldo, raga. Da sono io che non so giocarci. Va bene. Va via di forza. Dai. Ed ecco un'altra fai meglio Trimone con me, dai. La gioca a sinistra. Gli ridà il pallone. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Salah. Pericolo in aria. Son. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. E purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Marchignos. Cerca l'uomo là davanti. Kimmich. Ecco e tu. Cristiano Ronaldo. Niente raga, non ti dà la possibilità di tirare in porta. Ha spaventato la difesa, sì. È una cosa incredibile. È una cosa incredibile. Io non è boh. Cioè io per il 2021 facevo gol là, una caterva di gol facevo. Ma qua non è la possibilità di segnare, raga. Guardate come retroce qua, guarda. Cioè questo Bruno Fernandes veloce quanto Hernandez, ma io. Qua sbaglia il passaggio. Vabbè. Salah. Costruiscono la manovra con sicurezza. So Alisson dice di no.
C'è l'opportunità per il contropiede. Non è fallo là. Riesce a vincere il duello fisico. Pallone interessante in verticale. Neymar. Io poi devo leggere i commenti delle cose, delle puttanate che la maggior parte scrive, perché alla fine è così. Non che si sofferma a dire: vedi che il gioco fa schifo, vedi che non è colpa tua. No, sono io. Vabbè, sono io. Va bene. Sono io. La gente neanche sa che io c'ho tutti i giocatori, tutti forti. Ce li ho tutti quelli forti. E dici no, ma tu utilizzi 100 volte, dico che io utilizzo tutti. Hanno ottenuto un fallo laterale. Se no che cazzo sei a tenere? No, vedete, il fallo laterale io ho sbagliato, dite. Poi questo giovedì schilano, vanno in velocità tanto, corrono tutti nella stessa maniera. Corrono tutti nella stessa maniera, ragazzi, tutti. Atto al lavoro magistrale della difesa. Vabbè. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Bruno Fernandes. Bruno Alisson dice di no. Si esprime in un buon intervento. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare divisione 5, madonna. Vabbè. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a bene di fronte. Palla in avanti verso il compagno. Ma chi è? No raga, ma come fate a dire che sono io là? Cioè, ma veramente è serio il fatto, dai. E dai, ma guarda, tu me li intercettano tutti, raga, ma dai. Segnando un gran gol. Manca pochissimo alla fine del primo tempo e devono pensare a capitalizzare questo vantaggio. Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Vabbè. La Juventus mette a segno il primo. Devo fare i dribbling. Sì, ecco, no, vedete come riesco a fare. L'impatto fondamentale dei veri goleador. Holland sceglie di andare per vie verticali. Tenta. Non si passa. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Ma per già ripresa. Il Bayern Monaco ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Ecco e tu. Cercano un'azione veloce. Prova a darla profonda nello spazio. Crosti e tocca con la. Il portiere si mette del suo per vabbè, evitare va. Il gol. Va bene. A po'. No, vabbè, dai, raga, ma come cazzo si fa? No, vabbè, dai. Ah, boh. Un'altra azione in copertura e il tocco è verso il portiere. Palla che supera la linea laterale sarà rimessa. Dai, raga, ma non si può. Non riesco a fare niente. Non riesco a fare niente. Ma come cazzo è? Deve solo tirare. Cristiano Ronaldo. Che la sua conclusione manca lo specchio della porta.
Solo quello. Eto. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Passaggio splendido. Neuer dice di no. Vabbè. È esattamente questo. Oh, lo script non c'è. Guarda qua, scodi balla se ne va. Alla, hola, si gira, disponda. Sono d'accordo con te. Virgil van Dijk commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Che cos'è? Errore qui, pallone sprecato. E va lui la palla. Eto, con un'opportunità. Ma guarda come ce l'ha già addosso già io, Vanio. Cioè io non so come cazzo devo segnare, ma come Cristo devo segnare, ditemi. Madonna mia! Cante. È anche in quinta divisione, non si vince. Vabbò. Non è un buon segno questo. Holland. Scodella al centro. Ci pensa il portiere a respingere. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Ecco il tiro. Che sta a fare Vlahovic qua? Non la voglio Vlahovic. Per favore, togli davanti coglione. Substitution on the field. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Se ne occupa l'estremo difensore. Attenzione al tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. E dai, madonna mia, che palle, oh. E no, niente, è finito il fuorigioco. Questa cosa che sminchia i numeri ogni volta, madonna. Si mette niente in mezzo. Vabbè. E sventa i piani degli avversari. Sabitzer gioca una palla lunga. Son Heung-min e passa e trova il compagno. Niente, raga, io non riesco a giocare. Guagnù, portiere battuto. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Si trovano nella posizione ideale per chiudere il... Mbappé! E non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Prova a metterci piede. Eh sì, fa. Vabbè, sono io. Bruno Fernandes. Babbo. Ci prova con un pallone profondo. Sono io, va bene. Sono io. Conclusione. Un'altra conclusione. Non si fermano più, ancora a segno. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Si è lanciato sulla palla come un avvoltoio. Grande.